adesso, è un'ora che vi aspetto. Ma dove eravate? Capo, tanto per cominciare le domande quali facciamo noi, eh? Allora, si è chiuso fuori? Ha lasciato il gas aperto? C'è mica qualche pentola sul fuoco? Arteriosclerosi che galoppa? Tanto per cominciare si mette l'anima in pace che dobbiamo spaccare la porta. Beh, ma perché dovete spaccare la porta? Beh, lì, se non spacchiamo la porta, spacchiamo la finestra comunque. Ma no, ma guardate che ho chiamato perché c'ho il gatto sull'albero. Se abbiamo un problema del gatto. Il gatto. E allora spacchiamo l'albero. Ma perché spaccate l'albero? È una quercia secolare! Oh, bestia, è una quercia secolare, mamma mia! Guarda che non ci resta altro che spaccare il gatto, eh! Ma perché volete spaccare il gatto? Ci sono affezionato, ma ho chiamato apposta! Sì, dai, glielo diciamo bello chiaro. Noi adesso qua dobbiamo spaccare qualcosa per forza. Perché sennò quando torniamo in caserma poi ci prendono per il culo. Vabbè, ma ci sarà un'altra soluzione? Ma scusa, allora, praticamente non si può spaccare la porta, non si può spaccare la finestra, non si può spaccare l'albero. Lì, spacchiamo la macchina, ce l'hai la macchina? No! Lì, allora non so, lì, spacchiamo quel vaso di fiori, spacchiamo. Dai. Vai, spacco il vaso di fiori. No, però aspetta un attimo, scusa, l'idea è mia, il vaso lo spacco io, Te ieri ha spaccato il citofono, fammi spaccare qualcosa a me, no? Scusate, ma per anziani tanto che ne a me, comunque c'è l'idea. Spacchiamo tutto l'ingresso qui, no? Sì, spacchiamo tutto. Ma scusate, ma perché mi dovete spaccare tutto l'ingresso? Ma come perché? Perché così pigliamo l'autopompa e ci entriamo dentro belli comodi, hai capito? Ma l'autopompa? Ma cosa serve l'autopompa? Ma cosa devo farti? Un disegno? Entriamo con l'autopompa, così con l'idrante tiriamo giù il gatto. Ma così me lo ammazzate? E basta con questo pessimismo sempre. Anche te se fai così te le tiri le sfighe, E poi guarda, se il gatto lo volevi vivo dovevi dirlo subito. Adesso troppo tardi. Ma io non lo so perché mi volete ammazzare a tutti i costi il gatto! E allora, senti un attimo, sto lavoro qua lo fai tu. Ti do il casco, te sei così cammini, te, sono tutti capaci. Ma noi siamo qua tutti i giorni a giocarci la buccia, ma allora. Ma si ha ragione. Sì. Manteniamo la calma, ci sarà un altro modo. Sì, beh, un altro modo ci potrebbe essere. Però ce l'hai una scalapioli? No, non ce l'ho. Ma lo sai com'è il proverbio? Se non c'è la scalapioli, il gatto lo fai con le olive e i pinoli. È buonissimo, tra l'altro. È come il coniglio. Dai, per piacere, non scherzate. Dai, è tutto il giorno che sono qua fuori. Io mi sento male, mi sento svenire. Oh, si sente male. Allora, chiamiamo l'ambulanza, ce lo moliamo a quelli dell'ambulanza. L'ambulanza, chiamiamo. Vecchio, chiamiamo l'ambulanza. Ciao, vedi, ciao. No, aspettate. Ma no, è solo un calo di zuccheri che sono diabetico. La sceneggiata napoletana, sì, adesso dice che c'ho le analisi sballate, che ci fa male la schiena. Che non lo viene mai a trovare nessuno, Belin. Ma non l'avessimo mai sentita, ste belinate. Per favore, solo una bustina di zucchero. Anche la bustina di zucchero vuole. Guarda, sei fortunato che sull'autopompa c'abbiamo le razioni da campo. Se vuoi possiamo spaccartene una. Sono a due gusti, gusto torta di riso e gusto pigliarselo un culo. Però ragazzi, ho controllato le date di scadenza e quella al gusto di torta di riso è scaduta! Liguria, se lo volevi vivo, dovevi dirlo subito.